Buongiorno a tutti, bentrovati. Continuiamo a ascoltare gli Atti degli Apostoli e gli incontri di Paolo durante i suoi viaggi. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio. Semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Di lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento o alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col resuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: Su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altre con loro. Questo famosissimo discorso che Paolo pronuncia davanti a tutti gli illustri cittadini di Atene, di alto livello culturale, è un po' il manifesto di cosa vuol dire per Paolo annunciare la fede cristiana a gente che non ce l'ha, a pagani. Da dove parte Paolo? Parte dal fatto che ha visto ad Atene questa iscrizione in un tempio al Dio ignoto. Da qui parte Paolo. Dice: Siete davvero religiosi perché vi rendete conto che anche se avete miriadi di divinità nelle statue, nei templi, vi rendete conto che c'è qualcosa di molto di più, che non conoscete, che è ignoto, ma lo cercate perché così ha voluto Dio, ci ha creato perché lo cercassimo, cercassimo un senso per la nostra vita. Cercassimo qualcosa che ci dia davvero il bene e la felicità. Questi sono gli uomini, questa è la nostra natura. Ma rischieremmo di andare come dei ciechi o come gente al buio senza una luce, a tentoni, se non fosse che Dio stesso si è rivelato, che il Figlio di Dio si è fatto uomo e l'abbiamo visto e incontrato. Ecco il grande annuncio di Paolo, e che l'abbiamo incontrato risorto dai morti. Ora, quando Paolo arriva sui morti che risuscitano, fiasco totale. Su questo ti sentiamo un'altra volta. Eppure, anche mentre se ne va apparentemente segnato da un fallimento, alcuni lo seguono. Dionigi, Damaris e altri con loro. Alcuni hanno preso sul serio la loro umanità, il fatto che davvero cercano qualcosa di ignoto ma che dia davvero senso alla loro vita. Ed ecco l'incontro con Paolo. E allora non è più solo un grande discorso intellettuale, non è più solo una disquisizione sui risorti o non i risorti. È un uomo in carne e ossa, Paolo, e stando con lui si rendono conto che quello che dice è vero, perché è dentro un rapporto umano in cui Gesù continua a essere presente.